niente, da un po' più su. Ah, ciao. Eccolo, sta qua. Sicuramente. E siamo qui per questo, per farci sentire. A tutti finora i ministri parlavano di scuole belle, di mettere in ruolo tutti i precari, ma nessuno di loro l'ha fatto. Fioroni, Gemmini, tutti quelli che si sono susseguiti finora non hanno fatto nulla per i precari e continuano a fare, non si sa se lo faranno. La prova evidente è che hanno rimandato il pacchetto, era veloce, quindi dimmi te. Ma di solito comunque non si assumono almeno 30.000 avevano promesso 100.000 immissioni in ruolo e ora si tutti gli altri? Mi sembrano, cioè, dovrà essere almeno una parte, perché siamo più di 300.000 certo. Precari, però avevano detto che almeno per settembre avrebbero fatto, sì, ma non faranno nulla. Ci sono i vincitori del campo. Ma non avevano, cioè, noi siamo arrivati a fare 30.000 persone per quelli che vanno in pensione. Ma il problema è che le pensioni le bloccano. Le pensioni le bloccano. Non ci sono, se loro sono più, chi non ci sarà? Anzi, uno per volta che non può capire questa volta. I posti non ci sono disponibili, sono pochi. Se loro di quota 96 sono quelli, il motivo ci sarà. Ovviamente insomma, a settembre, sì, però a settembre devono esserci anche 4.000 posti di quote 96 a disposizione per i precari, cosa che non daranno. Non daranno nemmeno di Perugia. Noi siamo di Perugia. Perugia. Noi di Perugia, io sono Toscana. Decideremo dopo. No, parlano in gruppo, nella seconda parte, per esempio in Puglia, compreso la Sicilia. Può andare in gruppo, se non ve ne andate a certo. Anche perché i ragazzi smettere di fare quello che uno fa a 65 anni, no. Abbiamo il nostro TFS. In negativo. Ci hanno allungato 5 anni di lavoro.